Giorgina, tu che sei la cosplayer numero uno al mondo in Italia, in Germania, in Francia, sì, anche in Ungheria, ma cosa ne pensano i cosplayer di Final Fantasy? Beh, Final Fantasy è uno dei cicli che è sicuramente una delle serie più gettonate dai cosplayer di tutto il mondo. Del resto, insomma, ci sono personaggi bellissimi, costumi incantevoli, la serie è molto amata, quindi va da sé. No, te lo dico perché entro la fine dell'anno uscirà Final Fantasy XIV Realm Reborn, un remake di Final Fantasy XIV che, come sai, non ha avuto così tanto successo. Questo è vero, però mi sa che stavolta la Square Enix è riuscita davvero nel suo intento. Anzi, sai che ti dico? Vediamoci insieme il nostro servizio dedicato proprio a Final Fantasy XIV a Realm Reborn e gustati queste nuovissime artwork e illustrazioni direttamente nel nostro servizio. Square Enix torna alla ribalta con la versione riveduta e corretta del gioco Final Fantasy XIV, ribattezzato A Realm Reborn, un titolo volutamente profetico che dovrebbe risollevare la triste sorte del MMORPG precedente in concomitanza con la pubblicazione su PlayStation 3. Certo, l'impresa non è stata delle più semplici, tanto che questa versione 2.0 potrebbe tranquillamente essere chiamata Final Fantasy XV. L'intenso lavoro del nuovo team artistico è rimasto avvolto nel mistero per quasi tutto il periodo di gestazione, ma l'attesa che dura da oltre 2 anni sta per finire e noi siamo pronti a tornare nel magico regno di Eorzea per vivere nuove e appassionanti quest. Chiaramente, trattandosi di un MMORPG, non ci sono dei protagonisti ben distinti, ma all'inizio dell'avventura il giocatore potrà creare il proprio personaggio appartenente a una delle razze disponibili. Dopodiché, nel corso dell'avventura, elevando il proprio status con diverse skills, potrà diventare rispettivamente paladino, monaco, guerriero, dragone, bardo, mago bianco o nero o evocatore. Il bardo. Qui presente anche nella sua declinazione femminile, elegante ed etereo come la sua voce che incanta le genti e sostiene gli animi nelle difficoltà. Il guerriero, massiccio ed equipaggiato con corazza ed armi da capo a piedi. Il mago bianco, esperto in magie curative, qui rappresentato con una sorta di cappotto veste candida e una cinta piena di bisacce e ampolle per le sue arti incantate. Il mago nero, con lungo pastrano scuro ricoperto di ammenicoli misteriosi, cappello a punta e viso semicoperto. Il paladino, indomito e senza paura nella sua scintillante armatura argentea. Il monaco, guerriero asceta semiumano con grandi poteri psichici. L'evocatore, il cui sapere arcano può richiamare incredibili forze ancestrali. E per finire, il dragone, cavaliere dalla tipica armatura nera-blu, forgiata a guisa di drago, elaborata e molto aggressiva. E ora è il momento di scoprire le 6 razze principali in questo nuovissimo Final Fantasy XIV A Realm Reborn. Yur, la razza predominante su Eorzea, dall'aspetto simile a quello degli umani. Elezen, la razza più antica presente su Eorzea, aspetto fisico simile a quello degli elfi. Lalafel, razza proveniente dalle isole del sud, di statura decisamente più bassa rispetto a quella degli umani, è dotata di grande intelligenza e agilità. Mikote, tribù isolata di cacciatori dall'aspetto felino, è suddivisa in 2 gruppi religiosi, i diurni, cercatori del sole, e i notturni, custodi della luna. Regadin, esseri muscolosi e possenti provenienti dalle regioni settentrionali. Vi ricordo inoltre che grazie al Character Creator, ovvero sia il menu di personalizzazione online, sarà possibile caratterizzare in tutto e per tutto il personaggio scelto, dal colore dei capelli alla morfologia del naso, la bocca, gli occhi, anche il colore delle vesti, fino ad arrivare a piccoli dettagli come tatuaggi o cicatrici o gioielli e quant'altro. Insomma, torneremo senza dubbio a parlare ancora di questo nuovissimo Final Fantasy XIV A Realm Reborn, che si preannuncia molto sfizioso per tutti i cosplayer.